Buon salve cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Oggi andiamo a concludere finalmente l'avventura di... Guardiamo nello specchio! Dobbiamo decidere se guardare o meno. Con i commenti siamo arrivati a guardiamo nello specchio, quindi probabilmente prima o poi ci verrà chiesto di se vogliamo guardare o meno e dovremo farlo. Come butta, Rocky? Devi parlare con il professor Silente dello specchio? Buona fortuna, ti servirà. Non comprenderò mai perché gli studenti non siano in grado di mangiare senza far rumore. Perché vogliamo chiacchierare, ragazzi? Sto pensando ancora al riflesso del mio puffagiolo in fiore nello specchio delle branime. Che gioia che ho provato! E ora vediamo un pochettino se proveremo della gioia oppure della sofferenza, perché dobbiamo parlare col professor Silente. Professor Silente, posso parlarle un momento? Ma certo, ti stavo aspettando, signor Balboa. Grazie, professore. Non iniziamo bene. Le ho chiesto di vederci perché volevo parlarle col cuore. Per spiegarle che sono venuto qui da lei con le migliori intenzioni. Ma sembri piuttosto scosso. Va tutto bene? Sì, in parte. Io e i miei amici abbiamo trovato lo specchio delle brame. Alcuni volevano guardare il riflesso e ci sono riusciti. E ora ho bisogno di lei per risolvere questa situazione, così che possa riconsegnarle lo specchio come ci ha chiesto. Capisco e apprezzo quanto tu ti sia preoccupato per i tuoi amici. Ok, cosa buona. Fatemi sapere che succede nel caso che nella parte precedente abbiamo detto di non parlare col cuore, ma parlare schietto e diretto. Come ho già detto, quando stavi parlando con la professoressa Sprout, la comprensione è una qualità rara da ritrovare in uno studente. La ringrazio, professore. Tuttavia, la questione è alquanto seria, perciò bisogna che tu mi racconti cosa è successo nei minimi dettagli. E ora parliamo nei minimi dettagli. La situazione che mi hai descritto riguardo alle reazioni provate dopo essere entrati in contatto con lo specchio delle brame non è inusuale. In pratica gli abbiamo raccontato quel che è successo con i nostri amici. È questo il potere dello specchio. Le persone rischiano di consumarsi prese dall'ossessione nel suo riflesso. Vorrei trovare un modo per aiutare i miei amici e dare un senso ai sentimenti che provano nei confronti dell'immagine che hanno visto, e per fare apprezzare agli altri di avere avuto l'occasione di guardare il riflesso nello specchio. Le persone spesso si concentrano tanto sul futuro da ignorare il presente. È un gran peccato. Il passato è passato e il futuro è sempre incerto. Dovremmo ambire a rivolgere il cuore e la mente al momento presente in cui viviamo. Faresti meglio a prestare attenzione a questa lezione che ti ho dato, signor Balboa, poiché tu sei spesso più focalizzato su avventure e misteri da svelare che sul tuo presente. Eh? Comprendi come concentrarsi sul presente piuttosto che inseguire il futuro ti possa essere d'aiuto? A me piace fare entrambe le cose, quindi sceglierò la terza, perché insomma sì, ok, avere obiettivi futuri è sempre una cosa buona, però anche sul presente è una cosa buona, quindi dirò entrambi. Penso di essere in grado di concentrarmi sul presente con uno sguardo rivolto al futuro. In fondo sono solo due aspetti dello stesso viaggio, professor Silente. È vero, è stato molto utile parlare con lei, professore, ma non ci ha detto niente. Mi fa piacere saperlo. Però sappi che c'è altro che dovresti sapere sullo specchio delle brame, una cosa che molti non comprendono. Ciò che una persona vede riflesso nello specchio non è immutabile, può cambiare se il desiderio più profondo della persona cambierà. Grazie, professore, spero che questo sia proprio ciò che mi serve per aiutare i miei amici. Ne sono felice, ma la mia pazienza è agli sgoccioli. Ti darò solo un'altra occasione di riconsegnare lo specchio, altrimenti interverrò io stesso. Capisco, professor Silente. Farò del mio meglio per riportarle lo specchio delle brame una volta per tutte. E quindi, ragazzi, andiamo subitissimo a vedere un pochettino di riuscire a riconsegnare lo specchio, anche se potevamo farlo in questa occasione, eh. Siamo tutti nella guferia e sarà probabilmente l'occasione in cui noi guarderemo nello specchio. Anche se probabilmente sarà nella prossima parte, perché ora parleremo dello specchio, risolveremo i problemi e poi dopo, nella terza parte, sono quattro parti o cinque,
Sono due di tre. Quindi in questa parte andremo a guardare nello specchio noi, probabilmente, e nella prossima lo riconsegneremo a Silente traendo delle conclusioni su tutto ciò che succede. Bene, siamo tutti qui, Rocky. Spero che non vorrai dirci di ridare indietro lo specchio delle brame, e invece è quel che farò. Sono riuscita malapena a guardarne il riflesso da quando l'abbiamo riportato qui alla guferia. Abbiamo usato la magia, ma non è stato facile. Sì, dobbiamo parlare dello specchio, smerda. Ho confessato al professor Silente che è in mano nostra, ma mi ha permesso di parlare con voi per un'ultima volta prima che gli insegnanti lo confischino. Hai fatto la spia? Perché la cosa non mi sorprende? Questo non è fare la spia, Esmelda. Perché non lasciamo a Rocky l'occasione di spiegarsi? Cioè, se stessa si è parlata e cantata, questa frase l'avrebbe dovuta dire qualcun altro. Perché hai detto tutto a Silente, Rocky? Allora, la terza no. Volevo essere responsabile, oppure ho agito con astuzia per non essere punito. Volevo essere responsabile, io sono un grifondoro. Se fossi un serpeverde sceglierei la seconda. Il professor Silente voleva indietro lo specchio delle brame. Mi sono solo comportato da persona responsabile nei confronti del preside. In fondo, lo specchio non è nostro, ma appartiene a Hogwarts. Che bravo studentello, sei proprio una seccatura. Fatemi sapere che succede negli altri due casi. Forse dovrei guardare il riflesso dello specchio per un'ultima volta, visto che non riuscirò mai a realizzare questo sogno nella mia vita. Ammetto che sarà difficile riconsegnare lo specchio. Era l'unico modo per vedere la mia famiglia nuovamente unita. Lo specchio è chiaramente rotto, se crede che io voglia lavorare al Ministero della Magia. Direi di sbarazzarcene. Sembra che tutti abbiate diverse motivazioni per tenere o consegnare lo specchio, ma spero che mi darete ascolto, perché so di potervi far capire che vi sta distraendo da ciò che è davvero importante. Non avete bisogno dello specchio delle brame per sapere ciò che il vostro cuore brama più profondamente, e ve lo dimostrerò. Ma non si può fare una foto all'immagine riflessa, così che loro possano rivedere sempre quel che vogliono? Che poi è il male, però insomma non si può? Hai fatto delle giuste osservazioni, Rocky. Vorrei solo che capiate che lo specchio vi ha fatto focalizzare su qualcosa che avete già in cuor vostro. Ed è il vostro desiderio più profondo. Non avete bisogno di uno specchio per viverlo o per raggiungerlo. Rocky ha ragione. Forse se studiassi di più potrei fare diventare realtà il riflesso che ho visto nello specchio. Giusto? E visto che l'immagine cambia a seconda dei desideri del mio cuore, potrei ancora diventare una grande esperta di scherzi. Hai ragione, la mia famiglia sarà sempre nel mio cuore. Non ho bisogno di uno specchio per sentirli vicini. Esatto, se vi concentraste sul futuro, non riuscirete a vivere il presente. Ciò che il vostro cuore brama potrebbe rimanere immutato o cambiare, ma forse è proprio questo che rende la vita unica. Per vostra informazione, d'ora in poi vi dirò ancora più spesso cosa penso di voi. Certo, smerda. Non c'era bisogno di convincermi a ridare lo specchio delle brame a Silente. Allora siamo tutti d'accordo. Abbiamo passato momenti emozionanti con questo celebre malufatto magico, ma è giunto il momento di riconsegnarlo. Vado subito a chiamare professor Silente e magari mi permetterà di guardare il riflesso dello specchio delle brame prima di nasconderlo di nuovo. Quindi lo potrò fare nell'ultima parte, non ora. E andiamo! Andiamo subitissimo, ragazzi, a vedere un pochettino che cosa ci consegna, che cosa ci consente, che cosa ci riserva quest'ultima parte di fantasticherie magiche. Eccoci qua, abbiamo lo specchio, l'abbiamo riconsegnato e tralalero tralala, eccoci qua. È un'ottima cosa essere tornato in possesso di questo prezioso manufatto magico. Cosa ne sarà dello specchio delle brame, preside? Verrà rimesso in un luogo speciale nascosto all'interno del castello, che non è la stanza delle necessità, perché lui non ne comprende veramente l'uso. Cioè Silente ci si trova per caso lì, non sa come accedervi, a meno che non decida di spostarlo nuovamente. Beh, professore, non si preoccupi, non ritengo che i miei amici vorranno cercarlo di nuovo. Confido che non lo facciano, ma voglio ringraziarti per avermi aiutato a trovare lo specchio delle brame, signor Balboa. Benché mi chiedo quale immagine abbiano scrutato i tuoi amici e quale lezione abbiano tratto da ciò che hanno visto. Forse potresti dirmi come hai aiutato i tuoi compagni a superare i propri desideri o ad accettarli?
Sono sicuro che lo specchio delle brame abbia lasciato una forte impressione a tutte le persone che vi ci sono riflesse. Mi farebbe piacere condividere queste storie con lei, professore. E quindi, di nuovo. Che percorso straordinario. In pratica abbiamo detto tutto ciò che avevamo già detto prima, quindi cosa ha visto chi. Anche se per Merula la descrizione è stata: Merula ha visto qualcosa, si è vista in una persona che non sarebbe mai potuta essere. Ma non mi ricordo cosa ha visto Merula. Sembra che i tuoi amici abbiano tratto una lezione molto più preziosa di quanto pensassi dal riflesso dello specchio delle brame, e che tu sia riuscito a farla accettare. Grazie, professore. Benché non abbia potuto fare a meno di notare che tu non hai mai guardato il riflesso dello specchio. No, non l'ho fatto, ero troppo occupato a cercarlo e ad aiutare i miei amici. Lo apprezzo molto, così come apprezzo molto che tu abbia rispettato il mio desiderio, anche se il nostro confronto mi ha dimostrato che hai compreso pienamente il potere dello specchio. Perciò, prima che lo riponga, vorrei darti la possibilità di scegliere il da farsi. Ed eccoci qua. Vuoi guardare il riflesso dello specchio delle brame? Allora, ragazzi, voi avete deciso di sì, e quindi andremo a guardare il riflesso, anche se io probabilmente, se non avessi dato retta ai commenti di YouTube, ai vostri commenti, avrei scelto probabilmente di non guardarlo, però voi avete deciso altrimenti. Grazie, professor Silente. Sì, vorrei specchiarmici. Allora procedi pure. Vediamo cosa vedremo. Ragazzi, siamo pronti? E vedo me stesso. Sono felice? Oh, di Rowan! No, Rowan! Ok, vedo mio fratello. E vabbè, ok. Quindi la mia felicità è avere vicino a me mio fratello. E anche Rowan! Professor Silente, è stato incredibile. Sembrava reale. Ero insieme a Rowan e mio fratello. È stato fantastico vedere noi tre insieme. Spesso ciò che il cuore brama più profondamente è passare del tempo con la famiglia, gli amici e le persone a noi care. So che sarà impossibile realizzare questo desiderio ora che Rowan ci ha lasciati, ma è stato incredibile vedere noi due accanto a Jacob ancora una volta. Sembrava reale. È ciò che si nasconde nel tuo cuore. Lascia che questo sentimento viva in te per sempre. Riconosco il valore delle tue scelte e della tua onestà, signor Balboa. E ora che la tua avventura con lo specchio delle brame sia conclusa, ho qualcosa di speciale da darti. È certo, perché vabbè. Considerala una ricompensa per avermi riportato uno dei miei manufatti magici preferiti. Cosa ci dà? Un pezzo di carta? No, non è un pezzo di carta. Cosa ci dai? Ah, un mini specchio delle brame! Che carino! Non capisco, però... Sembra una versione in miniatura dello specchio delle brame. Ebbene sì. E benché questo specchio non abbia poteri magici che mostrino ciò che il cuore brama nel profondo, quindi è inutile, spero che ti riporti alla mente il tempo passato con lo specchio delle brame e la lezione che hai imparato in questo percorso. Grazie, professore. Mamma, mamma, mao, ragazzi, abbiamo trovato questa cosa qui, abbiamo aumentato, non so perché, l'amicizia con Penny, a caso, probabilmente. Molto bene, ok, d'accordo. Quindi andiamo a vedere un pochettino nel dormitorio. Ah, no, aspettate, c'è un sacco di cioccolane. Doppia, doppia e doppia. E doppia davvero, ragazzi. Vabbè, un 10 di energia completamente inutile, perché grazie a pixelmatto.it/taccuini abbiamo tutto quanto infinito e ricaricabile. Però andiamo nel dormitorio, dove avremo lo specchio delle brame, probabilmente da vedere, un piccolo specchietto delle brame o qualcosa del genere, che possiamo vedere e probabilmente ci darà dell'energia o delle gemme o qualcosa del genere, non lo so. Ma un momento, non ci sono mai entrato da parecchio tempo, quindi ora c'è anche una nuova modalità, possiamo mettere... Ah, possiamo mettere gli oggetti tipo come vogliamo noi. Eccolo qua, lo specchio! E wow, ok, bene, ora possiamo cliccare cose e possiamo rimettere tutte le altre cose che già c'erano, quindi andiamo a mettere tutte le cose che... Ah, devo cliccare ogni... No, ho detto, devo cliccare ogni singola cosa... Allora, ok, devo cliccare ogni singola cosa ogni volta? Non ho capito. Allora, aspettate. Esco di qua, devo ogni volta uscire? Stai scherzando? Cioè, ogni singola volta devo uscire?
Ogni singola volta devo uscire. Cioè, ma stiamo veramente facendo una cosa del genere? Cioè, davvero io devo uscire, cliccare, rientrare, mettere il prossimo, uscire, uscire, rientrare, mettere il prossimo. Stiamo scherzando? È una cosa noiosissima, è una cosa lungherrima, è una cosa che... Ora c'ho... Ah, ecco! Il problema... Ah, ho capito il problema. Il problema è che noi abbiamo ancora uno spazio e possiamo mettere... Abbiamo ancora due oggetti. Ora, l'altro oggetto che noi possiamo mettere, dove lo mettiamo? Non c'è spazio, però abbiamo... Ah, non ci dà più... Non ci danno più ricompense. Non ci danno più ricompense, ragazzi. Le nostre ricompense. Ah, no, eccole qua. Quindi ora io, secondo loro... Ok, tutto questo ci dà energia. Quindi secondo loro io dovrei cliccare qua, andare qua, prendere qua, spostare, metterci questo, uscire, uscire di nuovo e poi ricliccarlo? Stiamo scherzando? Vabbè, ok, d'accordo. Io qui continuo a non poter cliccare una di queste ricompense qua, ma vabbè, non mi metto qua a guardarle tutte. Magnifico, perfetto, usciamo da qua. E ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Podcast Mister. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura. Che altro dire, fatto il misgatto. Mamau! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie poteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!